Buon pomeriggio gentili telespettatori e ben ritrovati al TRCB Notizie che apriamo con la cronaca, un'esecuzione criminale vecchio stile con la vittima raggiunta da diversi colpi di pistola e da una fucilata nella schiena. È così che nella tarda serata di ieri è morto a Sandonaci Antonio Presta mentre si intratteneva con degli amici al tavolo all'aperto di un circolo ricreativo. Si tratta di un omicidio probabilmente legato a vecchi distidi tra esponenti della Sacra Corona Unita. Il padre di Antonio Gianfranco Presta, infatti, è stato un collaboratore di giustizia. Vediamo il servizio. Non gli è bastato provare a fuggire a chi lo voleva morto. I colpi di pistola e di fucile lo hanno raggiunto alla schiena e a niente è valso provare a salvarsi. Antonio Presta, 29 anni di Sandonaci, è stato ucciso così ieri sera, intorno a mezzanotte, dinanzi al circolo ricreativo di via Walter Tobagi. Antonio Presta aveva precedenti penali per rapina, maturati durante il periodo in cui risiedeva a Gabicce Mare. I due episodi, la rapina prima e l'omicidio poi, per molti sono quelli che potrebbero accadere nella vita di un predestinato. Antonio Presta era figlio di Gianfranco Presta, 55 anni, nome noto della Sacra Corona Unita, che dopo essere stato collaboratore di giustizia ha perso il suo status a causa di una serie di rapine messe a segno proprio con il figlio Antonio lungo la Riviera Romagnola intorno al 2008. Il giovane era tornato a Sandonaci ad agosto, per cui chi avesse voluto approfittare della sua presenza per mandare un messaggio al padre Gianfranco avrebbe potuto studiare bene le abitudini di Antonio Presta e cogliere la migliore opportunità per colpirlo. È rimasto ferito nell'agguato, ma non gravemente, anche un ventenne, estraneo ai fatti. I carabinieri del nucleo investigativo provinciale della compagnia di Francavilla Fontana e l'investigatore della squadra mobile di Brindisi potrebbero quindi trovarsi dinanzi ad una seconda vendetta trasversale contro Gianfranco Presta, poiché già nel 1998 fu trovato nelle campagne di Mesagne il corpo di Lucia Pagliara, sua compagna a quel tempo che era stata già sequestrata. E cambiamo argomento. A Brindisi si anima il dibattito sulla questione di Power alla luce degli esiti della riunione svoltasi ieri a Palazzo Nervegni. A breve una nuova conferenza dei capigruppo consiliari. Il servizio. Nessuno potrà immaginare di continuare a svolgere a lungo attività di produzione sulla base di autorizzazioni datate nel tempo e con limiti ambientali ben distanti da quelli previsti nell'autorizzazione integrale ambientale. È stato chiaro il sindaco di Brindisi subito dopo la riunione con i vertici di Edipower. Consale si è infatti dichiarato l'intenzione di chiedere al ministro Clini l'immediata definizione del procedimento AIA. Una riunione insoddisfacente per il primo cittadino, secondo il quale l'azienda non avrebbe fornito alcun elemento circa il piano industriale, con nessuna garanzia circa gli investimenti, l'ambientalizzazione, il futuro dei lavoratori. Sulla stessa linea, i capigruppo consiliari presenti alla riunione di ieri a Palazzo Nervegna, il presidente del Consiglio, Luciano Lojacono, ha disposto la riconvocazione a breve della conferenza dei capigruppo per la discussione dei provvedimenti che il Consiglio Comunale e il Sindaco, nelle rispettive competenze, riterranno di assumere a tutela della salute dei cittadini e a tutela dei lavoratori della centrale. Sulla questione è intervenuto anche il Partito Democratico, denunciando la chiusura da parte dell'azienda nel dare risposte chiare sulle richieste avanzate. La convocazione di un consiglio monotematico per il PD sarà l'occasione per porre un punto fermo ed irrinunciabile sul futuro assetto del polo energetico brindisino. Dura la posizione anche del centrodestra, secondo il quale rimane indispensabile operare complessivamente sulla politica industriale e ambientale, aprendo una vertenza a Brindisi. E la chiusura degli stabilimenti siderurgici di Taranto sarebbe devastante anche sotto l'aspetto economico, con un danno accertato pari a circa 8 miliardi di euro all'anno, lo ha detto il ministro sviluppo economico Corrado Passera durante l'informativa al Senato sull'Ilva. Intanto alla Camera prosegue l'iter per il decreto legge sull'ambiente che prevede lo stanziamento di fondi per le bonifiche ambientali nelle aree di Tamburi, Statte, Mar Grande e Mar Piccolo. Sentiamo. Una eventuale chiusura dell'Ilva determinerebbe un impatto negativo valutato attorno ad oltre 8 miliardi di euro annui e imputabile per circa 6 miliardi alla crescita delle importazioni, per 1 miliardo e 200 milioni al sostegno al reddito e ai minori introiti per l'amministrazione pubblica e per circa 500 milioni in termini di minore capacità di spesa per il territorio. A lanciare l'allarme il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera durante l'informativa al Senato sul caso Ilva.
Nonostante gli investimenti realizzati, la situazione ambientale presenta ancora elementi di criticità molto forti che non ci consentono ad oggi, ha evidenziato Passera, di esprimere ancora un giudizio conclusivo sulla loro efficacia rispetto ai limiti imposti dalle normative italiane ed europee succedutesi nel tempo. Credo che oggi si possano creare le condizioni per garantire il mantenimento dell'impianto nei limiti di sicurezza nazionali ed europei, senza metterne a rischio la sopravvivenza con decisioni che ne comporterebbero nei fatti la chiusura definitiva e irrimediabile, ha poi aggiunto Passera, che insieme al ministro dell'Ambiente Corrado Clini parteciperà al tavolo istituzionale convocato in regione per il 14 settembre dal governatore Vendola. Tuttavia, ha spiegato il ministro, i problemi da risolvere sono ancora molteplici. Nell'iter del decreto legge sull'ambiente avviato alla Camera, lo stesso ministro Clini ha ribadito che non c'è un euro pubblico a favore dell'Ilva. I fondi stanziati infatti sono tutti per le bonifiche ambientali nelle aree di Tamburi, Statte, Mar Grande e Mar Piccolo e per altri interventi nelle aree portuali, che non hanno nulla a che vedere con l'Ilva. Una parte degli interventi sarà poi destinata a un programma integrato nell'area di Taranto per migliorare l'efficienza delle infrastrutture e dei sistemi che possano consentire di valorizzare al meglio le risorse ambientali e naturali. E per contenere proprio al meglio le polveri presenti nello stabilimento, l'Ilva aumenterà il servizio di bagnatura dei parchi minerali. Sarebbe stata la stessa azienda a comunicarlo ai delegati sindacali di categoria. A partire dal 10 settembre, per contenere il sollevamento delle polveri, la bagnatura delle aree, quelle del parco fossili, del parco minerali e del parco Loppa, si legge in una nota della FIM, sarà eseguita di continuo per 24 ore attraverso l'utilizzo di due cisterne. Disegnare un percorso di sviluppo delle attività logistiche collegate al porto di Taranto in un momento strategico in cui sono concentrati oltre 400 milioni di investimenti per il completamento delle opere infrastrutturali nell'area portuale nei prossimi anni. Questo è l'obiettivo dell'incontro convocato dall'autorità portuale tarantina, a cui è intervenuto l'assessore alle infrastrutture strategiche e mobilità della Regione Puglia, Guglielmo Minervini. Il servizio. Le priorità per la costruzione di un sistema logistico nel porto di Taranto, alla luce degli interventi previsti dall'intesa sottoscritta a giugno con il governo, discussi oggi nel corso di un incontro a porte chiuse convocato dall'autorità portuale tarantina, a cui ha preso parte l'assessore alle infrastrutture strategiche e mobilità della Regione Puglia, Guglielmo Minervini, e rappresentanti della Port of Rotterdam International, interessati a implementare i rapporti di collaborazione con il porto di Taranto. Dobbiamo continuare a lavorare su questa sorta di doppio binario: da un lato il potenziamento infrastrutturale, le risorse che servono per finanziare i progetti infrastrutturali sia di adeguamento dell'area portuale, sia come quest'oggi verrà messo a fuoco del potenziamento delle aree retroportuali per lo sviluppo dei servizi logistici, perché è su quel terreno che secondo me si gioca la grande partita di Taranto, la capacità di sviluppare servizi che possano consentire di lasciare qui sul territorio valori aggiunti e produrre nuova occupazione, e aprendo i container che si vince la partita. E per fare questo serve anche il doppio binario. E la collaborazione col porto di Taranto ci consente di metterci nelle condizioni di portare qui anche know-how, esperienza, relazioni e mercati. E questo significa che accanto alle infrastrutture stiamo pensando già come aggredire in maniera più incisiva il mercato. Credo che questo doppio binario sia quello giusto per portare finalmente le potenzialità di Taranto a realizzarsi concretamente. E la concorrenza col porto di Bari? Ma non c'è una concorrenza su questo terreno, perché nelle scelte strategiche regionali il vero porto, direi, non solo regionali ma nazionali, perché l'attenzione del governo nazionale testimonia in misura inedita proprio questo, il vero porto transshipment dell'Italia sul Mediterraneo è Taranto. Non ha competitori Taranto da questo punto di vista, se non una integrazione col porto di Gioia Tauro. Non deve guardare a Bari Taranto, deve guardare il Mediterraneo. Minervini si è poi soffermato sulle ripercussioni che il blocco dell'arrivo del carbon coke nello stabilimento siderurgico di Taranto disposto dalla magistratura avrà sulle attività del porto. Chiaro che influisce in modo pesante, diciamo, così come oggi strutturato il traffico che insiste sul porto di Taranto, il 70% è ancora Ilva. È per questa ragione che la riunione di oggi è importante, perché contribuisce a costruire uno scenario nel quale anche il porto di Taranto possa dipendere sempre meno dall'Ilva.
Michele Conserva si è dimesso da assessore all'ambiente della provincia di Taranto. La sua decisione è affidata ad una lettera in cui esprime il disagio nei confronti del Partito Democratico e nei confronti della logica del tutti contro tutti. Non intendo abbandonare la politica né isolarmi come libero pensatore, ma voglio tornare a farla senza alcun vincolo e senza dovermi occupare di alchimie di potere che non mi appartengono, scrive in una nota il dimissionario Conserva. L'impegno degli ultimi 6 anni con le deleghe ecologia e ambiente, aree protette e protezione civile, che ho seguito talvolta anche sentendomi in assoluta solitudine, ha difeso e tradotto infatti la linea dell'ecocompatibilità dettata dal tuo programma elettorale, oggi condivisa a tutti i livelli istituzionali. Oggi sento la necessità, rinunciando alla poltrona, di avvicinarmi alla mia comunità crispianese, alla quale sono profondamente legato, con l'entusiasmo, l'impegno e la dedizione di sempre. E sarà il Presidente del Consiglio, Mario Monti, a inaugurare la 76ª Fiera del Levante, ristabilendo dopo 3 anni la storica tradizione che vede la presenza del Capo del Governo. La cerimonia si terrà al Teatro Petruzzelli di Bari domani mattina alle 10:30. Molte le novità previste per quest'anno. Sentiamo. La Fiera del Levante per la sua 76ª edizione ha tutte le intenzioni di sorprendere il pubblico e lo fa fin dalla sua presentazione, che per la prima volta si è tenuta nella sede di uno dei soci fondatori, come la Camera di Commercio di Bari. Dinanzi ad autorità cittadine regionali, il presidente Gianfranco Viesti ha passato in rassegna le novità che ci si deve aspettare da questa edizione e soprattutto le ragioni che hanno portato a rivedere il modello della campionaria barese, a cominciare dal Salone dell'Arredamento, che sarà ospitato nel nuovo e attesissimo padiglione, a pochi metri di distanza il salone dell'edilizia abitativa e ancora lo spazio dedicato all'agroalimentare con il mercatino del gusto e la vendita diretta dei prodotti di Puglia. E tra i cambiamenti annunciati anche quello che riguarda una istituzione della campionaria barese, quella che tutti conoscono come la Galleria delle Nazioni, che diventa il Salone dell'Artigianato Internazionale, che si sposta nel padiglione 11, dove verranno garantiti spazi più ampi con una migliore climatizzazione e illuminazione, così da rendere il percorso espositivo, da sempre attrazione per i visitatori, decisamente più agevole e suggestivo. Novità assoluta della campionaria 2012, il Bari Beauty Show, ovvero la Fiera della Vanità. Nei padiglioni 90, 91 e 94 saranno esposte le ultime proposte per la bellezza e la cura del corpo. Un'edizione dunque all'insegna del cambiamento, dell'inversione di rotta, della rottura con gli schemi del passato. Ne è prova anche la scelta della location dell'inaugurazione, che come si sa sarà nel Teatro Petruzzelli. La cronaca dell'evento, che vedrà la partecipazione del Premier Mario Monti, sarà trasmessa in diretta da Antenna Sud venerdì a partire dalle 10:20. La fiera è organizzata in saloni specializzati, fiera sempre per il grande pubblico, molti servizi ai visitatori, eventi collegati alle esposizioni, un rinnovamento anche dell'offerta agroalimentare e diciamo un tentativo di presentare nella continuità una fiera con alcuni elementi di innovazione. E noi abbiamo un piano triennale che stiamo realizzando, fiere, congressi, insediamenti permanenti, modernizzazione dell'ente e infrastrutture. Ho fatto un punto in consiglio di amministrazione ai primi di agosto, faremo un documento scritto anche per i cittadini. Siamo dove pensavamo di essere dopo un anno, cioè grossi passi in avanti, nuove fiere specializzate, i congressi con la sala grande del centro congressi fatte, nuovi insediamenti di attività economiche, l'accordo sindacale a tutte le altre attività di modernizzazione dell'ente e gli interventi infrastrutturali. E l'84esimo centro SAR lascia Brindisi per trasferirsi a Gioia del Colle, una scelta che rientra nell'ambito del piano di riordino dei reparti voluto dall'Aeronautica Militare per il contenimento delle spese. Oggi breve cerimonia di saluto, l'abbiamo seguita. Dopo 33 anni l'84esimo centro SAR ha lasciato la base di Brindisi per trasferirsi a Gioia del Colle nell'ambito del processo di riordino dei reparti dell'aeronautica militare e della difesa in genere, che nasce dalla necessità di garantire soluzioni operativamente efficaci con costi di esercizio contenuti. In tutti questi anni il personale dell'84esimo centro SAR, operando con l'elicottero HH3F, ha effettuato migliaia di ore di volo, garantendo il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati traumatizzati gravi e organi per intrapianti, nonché interventi a favore di persone in gravi situazioni di rischio, assicurando un pronto recupero agli equipaggi dell'aeronautica in caso di lancio o atterraggio forzato, operando talvolta in situazioni difficili ed in condizioni ambientali proibitive. Alla
città di Brindisi voglio esprimere un sincero ringraziamento per aver ospitato con estrema generosità e sincero affetto il personale dell'84esimo centro SAR, ha detto il comandante del centro Gian Nicola Selis. Il personale dell'84esimo ovviamente aveva ormai messo radici in città, per cui strapparlo da questa realtà e portarlo in una sede che è un po' più lontana, insomma, comunque è ricaduto su di me in prima persona, ma comunque poi diciamo è una... Io adesso ci sono come comandante, però è un processo che è avviato da tempo e quindi alla fine ritengo che sia stato gravoso e un po' ingrato, questo sì. Gioia del Colle è un reparto di punta dell'aeronautica, quindi comunque entrare a far parte per l'84esimo di un reparto di punta significa beneficiarne sia in termini di operatività sia in termini di supporto logistico. E quindi insomma diciamo che è orgoglio per me sapere che un reparto dell'aeronautica cresce e migliora la sua operatività. Il centro SAR ha dato tanto a questo territorio, non possiamo dimenticare l'episodio del 2008, il tragico episodio. Posso dire che questi tragici eventi fanno un po' parte del nostro lavoro, per cui insomma nell'attività di volo in genere e in quella del SAR, che poi alla fine ha la finalità di salvare vite umane, è intrinseco un rischio. E i ragazzi del 2008 hanno corso questo rischio come tutti noi e purtroppo ne hanno preso una percentuale. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.